possiamo essere forti, ma allora c'è tanto se prendiamo un braccio e se ci allunghiamo non riusciamo a sviluppare la nostra vita. Il suo viso si vede già in pescata se maniamo o se va ancora qualche altra partita? No, penso che qualche settimana abbiamo fatto meglio sul terreno di gioco. Dipende non solo da noi, ma anche da avversari. Passiamo il microfono. Chi continua? Sergio. Sergio. Buonasera mister, volevo chiederle una partita che tutto sommato il Pescara ha meritato di vincere, però la Gerbison ha tenuto testa per molto tempo a questa squadra e fra l'altro il Pescara, almeno per le partite casalinghe della Gerbison, è stata la squadra che ha fatto vedere di più fino a questo momento in questo campionato, quindi anche la Gerbison ha elevato un po' il suo livello in questo senso. No, ma io ripeto, loro ci hanno messo sempre in difficoltà con tanto gioco, con la palla lunga e non siamo riusciti a accorciare. Il problema è che noi non usciamo sulla nostra risposta e poi non male che ci prendiamo lunga. Non siamo abbastanza vicini per poter giocare insieme, abbiamo giocato anche noi, forse il primo tempo, la palla lunga. Il resto del gol sono un po' più su facci d'anno. Come mai Lescano non ha giocato dall'inizio? Visto che in settimana si era un po' pensato che potesse giocare dall'inizio perché... Si può sempre pensare perché domenica volta ha fatto due gol, quindi era normale che... Dopo volevo fare un'altra domanda sulla serenità. Salve mister, salve imparato, demaniano.com. Tanti cambi rispetto alla partita d'andata. Cosa non le è piaciuto di delle Monache e Vergani? Delle Monache era troppo passivo. È fase difensiva, fase offensiva, anche troppo poco. Poi cercava solo cose difficili. Merola invece troppe azioni solitarie. Anche Merola si scappa sempre ai compagni, poi arriva da solo da tanto. Ha creato qualche controllo. All'inizio penso che lui dentro l'area di rigore è arrivato. Mister, la Salernitana in Serie A non le dice niente? Salve mister, Alessandro Piedimonte, Pescara Sport 24. Volevo chiedere, riallacciandomi alla sua conferenza stampa in cui appunto voleva riparare sul lavoro, incentrato sul presente ma chiaramente anche il futuro, sul discorso playoff. E abbiamo visto anche parecchi elementi nuovi quest'oggi. Quali risposte pensa di aver ricevuto al momento e quali pensa che riceverà da quanto ne va a Pescara al termine di questa partita? E un commento anche sulla prestazione di Rafia, che è stato, secondo me, ha dimostrato di essere un giocatore di alta categoria. Grazie. Alta categoria no, no. È un ragazzo che sa giocare. Abbiamo certe volte in Francia tenendo la palla. Per le altre da valutare, quando la squadra non gioca come squadra, Nicola Salati, la città di Salerno. A proposito di Salernitana, usciamo un attimino da questa partita. Che ricordo la Lega a Salerno? La cosa più, un aneddoto, qualcosa che... Perché?
Mister, c'era un 2005 oggi in campo, il giocatore più giovane della categoria. Poi lei subito l'ha sostituito, però voglio dire... Lui è molto bravo, deve crescere. Sergio. Mister, buonasera. In virtù delle sue considerazioni della conferenza stampa, dove lei ha detto sto preparando il Pescara in prospettiva in ottica playoff, ma quanto è contento del secondo tempo di oggi offerto da Pescara? E mi sembra che i cambi fatti, Colai e Geminaio, sono entrati molto bene in campo. Hanno aiutato, ma il discorso di c'è da ricordare la squadra che io già pronta, quindi se non c'è l'occasione di giocare abbiamo i ragazzi, io ripeto, nell'insieme ho avuto di testare in realtà ma fisicamente come li ha trovati? Beh, non male, noi lo fatto che siamo già 12 giorni, sopportano. Grazie. Mister, lei è spesso bacchettato il calcio, ma la questione delle plusvalenze è davvero una slealtà o no, secondo lei? Secondo lei? Grazie.